Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo dell'emergenza sanitaria andando ad ascoltare l'intervista all'assessore alla sanità Nicoletta Verì, perché da lunedì sarà possibile prenotare la vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Domani ci sarà la cabina di regia per valutare i dati dell'emergenza sanitaria in tutta Italia, chiaramente anche per l'Abruzzo. Vedremo se verrà confermato o meno la zona gialla. Infine c'è la questione dei focolai in provincia di Chieti, a San Salvo e soprattutto a Pizzo Ferrato, dove l'assessore annuncia che ci saranno test rapidi per tutti i residenti, ma tra poco ascolteremo anche il sindaco di Pizzoferrato, Palmerino Fagnilli, in collegamento via Zoom con noi. Intanto ascoltiamo l'intervista alla Verì realizzata da Paolo Renzetti. L'Abruzzo è una delle regioni che ha fatto più vaccini anti-Covid nel nostro paese. Tra l'altro, da lunedì prossimo sarà possibile prenotarsi per poter far vaccinare gli over 80. Sì, la nostra regione è tra le prime sei regioni che ha dato la possibilità ai nostri sanitari di vaccinarsi, e abbiamo già messo in atto, consumato il 69% di tutte le dosi consegnate, quindi un'alta adesione, un'ottima risposta nel mondo della sanità. Sarà importante dai prossimi giorni iniziare a vaccinare le persone più fragili, appunto gli anziani, gli ospiti dell'RSA? Sì, nei prossimi giorni, ossia a partire dal 18 di gennaio, partirà la possibilità di iscriversi alla piattaforma della nostra regione, soprattutto agli over 80, a tutte le persone anziane e alle persone con fragilità. Questo è un elemento che noi abbiamo voluto aggiungere per essere particolarmente vicino alle persone che in questo momento possono correre il rischio di questi contagi. Assessore, domani ci sarà la cabina di regia. L'Abruzzo si presenta a questo appuntamento con un R con T a 089. Ci potrebbe essere il rischio di passare dalla zona gialla alla zona arancione? Allora, dobbiamo innanzitutto pensare da un punto di vista sanitario, e quindi avere un RT basso vuol dire che si sta lavorando e si sta portando avanti tutta l'attività di prevenzione. Oggi vorrei sottolinearle che noi, riguardo ai posti letto occupati, abbiamo solo, da un punto di vista di terapie intensive, il 21% e la media nazionale è del 30%, e per quanto riguarda l'area medica abbiamo occupato solo il 32% e la media nazionale del 40%. Gli indicatori che noi abbiamo presentato alla cabina di regia sono buoni, diciamo, senz'altro saranno prese in analisi in maniera valida. C'è un elemento che è emerso, purtroppo, che ci sono stati dei focolai, come voi sapete, in alcune RSA, in modo particolare in alcune strutture sanitarie. Senz'altro quello è un indicatore che sarà valutato. A proposito di focolai, notizia di questi giorni, di queste ore, anzi quello che sta accadendo, che è accaduto a Pizzoferrato. Lei proprio pochi minuti fa ha avuto un colloquio proprio per esaminare la situazione, insomma, cosa è emerso? Sì, abbiamo da poco terminato l'incontro, il gruppo che abbiamo istituito da parte del Dipartimento, il Comitato Tecnico Scientifico, che si è riunito proprio in base alla relazione che il direttore della ARS di Chieti proprio ieri sera ha inviato, e è stato analizzato punti fondamentali per prendere in esame la possibilità di circoscrivere tutti i cittadini di Pizzoferrato, circoscrivere nel senso di dare la possibilità di poter effettuare nel breve tempo possibile uno screening di massa attraverso tamponi molecolari, in modo nei casi positivi mettere in atto subito il tracciamento e poter attraverso uno screening di massa esteso evitare che ci possa essere un ulteriore contagio, un ulteriore focolaio.
Quello che purtroppo emerge è un comportamento anomalo, un comportamento non adeguato nel rispettare le norme, perché la causa di questo focolaio è da evidenziare come un momento ludico, un momento di assembramento in determinate situazioni che ha creato questo grosso problema. Quindi colgo l'occasione per riportare ancora una volta l'attenzione e quindi inviare io un messaggio di rispettare tutte quelle regole, perché poi ci lamentiamo di risultati di zone gialle e arancione, ma che spesso e volentieri poi sono determinati dai nostri comportamenti. A proposito di zone, potrebbe esserci la zona rossa, a questo punto potrebbe essere istituita la zona rossa a Pizzoferrato? Verrà istituita una zona di controllo, adesso il sindaco che è l'esponente, diciamo il referente da un punto di vista nostro sanitario, deciderà insieme al presidente Marsiglio. Noi abbiamo inviato quelli che sono, diciamo, i nostri risultati in base a questo confronto, ma soprattutto, ecco, quello che io voglio sottolineare è che bisogna evitare al massimo queste situazioni. E abbiamo ascoltato le parole dell'assessore alla sanità della Regione Abruzzo, Nicoletta Verini, insomma, che invitava alla prudenza, invito che in queste ore, in questi giorni dopo Natale si è fatto sempre più pressante per cercare di contenere l'emergenza sanitaria, soprattutto in una regione che per due mesi è stata costretta a chiudere le tante attività per lungo tempo in zona arancione, prima ancora in zona rossa. Dunque davvero l'invito è a fare tanta attenzione. Stiamo per perfezionare il collegamento con il sindaco di Pizzoferrato per insomma, avere anche da lui il polso della situazione in questo comune che per questa emergenza sanitaria, insomma, è assunto alle cronache perché appunto c'è questo focolaio dopo l'uccisione di un maiale, appunto c'è stata una festa a quanto pare, ma poi parleremo più avanti proprio con il sindaco. Nel frattempo noi proseguiamo il nostro telegiornale con la cronaca, perché c'è stato un sequestro antimafia di 1 milione di euro nei confronti di un noto pregiudicato legato all'andrangheta calabrese, già arrestato nel 2010 a conclusione di una vasta indagine sulle infiltrazioni mafiose in Abruzzo. Vediamo il servizio. 3 immobili, 2 società commerciali ed una ditta individuale per un valore complessivo di circa 1 milione di euro. Questo è il patrimonio finito sotto sequestro al termine di un'operazione condotta dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza di Chieti e dal personale della divisione anticrimine della Questura Teatina. Nel mirino delle forze dell'ordine è finito un noto pregiudicato calabrese di 39 anni affiliato all'andrangheta, già arrestato e condannato a 28 anni di reclusione ed attualmente sotto posto ad obbligo di dimora nella provincia di Chieti. I sigilli finalizzati alla confisca dei beni sono scattati questa mattina su ordine del Tribunale dell'Aquila e su richiesta della Procura Distrettuale Antimafia sulla base delle risultanze investigative rispetto all'illecita provenienza delle ricchezze accumulate tra il 2000 e il 2020. Le complesse indagini infatti hanno ricostruito i flussi finanziari e gli investimenti negli anni con beni immobili e società intestate fittiziamente a familiari o a terze persone. Il 39enne viene definito dagli investigatori un personaggio ad elevato spessore criminale nell'ambito mafioso. Su di lui pendono diversi procedimenti giudiziari e alcune condanne, anche in via definitiva, per reati legati all'associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il 39enne calabrese era stato già arrestato nel 2010 nell'ambito di una indagine sulle infiltrazioni della criminalità organizzata in Abruzzo. Ancora cronaca, 2 agenti della Volante sono stati aggrediti a Teramo da un gruppo di giovani assembrati in piazza Orsini senza mascherina. Le forze dell'ordine avevano richiamato alcuni di loro al rispetto delle regole anti-Covid, ma sono stati accerchiati dal branco e poi minacciati. Sono dovute intervenire altre 2 pattuglie. Un ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. Il servizio di Tania Bonnici Castelli.
Trasgressione, violenza e vandalismo. Nel centro storico di Teramo fenomeni del genere sono ormai la norma. Centinaia di giovanissimi si riuniscono dal primo pomeriggio in alcuni punti della città, principalmente Piazza Sant'Anna o Piazza Orsini, e lì, ubriachi o altro, si affrontano, minacciano, distruggono. Un crescendo di violenza che è arrivata al culmine ieri sera proprio davanti alla cattedrale. Intorno alle 19 un assembramento di ragazzi affollava Piazza Orsini. Molti avevano la mascherina abbassata, bevevano alcolici, urlavano forte tra di loro. L'arrivo di una volante della polizia ha innescato attimi di pura follia. Gli agenti hanno inizialmente richiamato due giovani ad indossare la mascherina e a rispettare il distanziamento. In pochi secondi sono stati accerchiati dagli altri ragazzi che hanno iniziato ad insultare e minacciare gli agenti. Qualcuno ha sferrato anche un pugno sulla macchina della volante e la situazione sembrava precipitare in rissa. Sono dovuti intervenire altre due pattuglie. Anche il questore di Teramo si è recato sul posto e un ragazzo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. La questura assicura che stanno lavorando per identificare le altre persone coinvolte attraverso le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. È uno spaccato sociale che sembra quasi essersi aggravato con il lockdown. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, infatti, il Covid ha fatto esplodere le dipendenze e i ragazzi sono a rischio alcolismo. L'aumento di alcol tra i giovanissimi sarebbe aumentato del 200%. Ancel Aquila ha istituito lo sportello Superbonus 110% per fornire informazioni utili a committenti e imprese associate rispetto al corretto utilizzo dello strumento messo in campo dal governo nazionale. Paolo Renzetti. L'Associazione Nazionale Costruttori ANCE della provincia dell'Aquila ha istituito uno sportello rivolto a imprese associate e soprattutto a cittadini che hanno bisogno di chiarimenti sul superbonus 110%. La stessa associazione, guidata dal presidente Adolfo Cicchetti, ha realizzato un piccolo volume con un vademecum utile al cittadino committente alle prese con l'impegno di un cantiere per dare indicazioni su quella che viene considerata un'opportunità di rilancio dell'economia in un periodo caratterizzato da alla pandemia. Poi un elenco di imprese qualificate disponibili ad effettuare i lavori del superbonus è consultabile sul sito www.ancelaquila.it. Si tratta, si legge in una nota stampa, di imprese che portano come valore aggiunto la garanzia di far parte di un sistema nazionale che conta migliaia di iscritti e che si basa su un codice etico molto rigido a garanzia del committente. L'operazione messa in campo in collaborazione con il sistema bilaterale ANCE, formato da Cassa Edile, Scuola Edile e Comitato per la Sicurezza sul Lavoro, riguarda un territorio dove dopo il terremoto del 2009 insiste quello che viene considerato il cantiere più grande d'Europa. L'iniziativa, si legge ancora nella nota, vuole sensibilizzare sull'utilizzo di una misura del governo senza precedenti che apre le porte ad una nuova fase di rilancio dell'edilizia. I benefici si estendono a tutti i proprietari di immobili che hanno necessità di riqualificare le abitazioni sul piano dei consumi energetici e della sicurezza antisismica, grazie ad incentivi che per la prima volta coprono totalmente i costi. Agevolare l'insediamento di nuovi centri commerciali alle porte della città è fuori dalla storia e rischia di travolgere l'economia urbana in un momento difficile, il più difficile dal dopoguerra ad oggi. È il messaggio che lanciano Confesercenti, Confcommercio, CNA e Confartigianato a Regione Abruzzo, ed è stato questo messaggio recapitato durante l'audizione nella seconda commissione del Consiglio regionale, dove sono state ascoltate in merito al progetto di legge che consentirebbe di trasformare gli opifici dismessi nelle aree industriali in nuovi centri commerciali. Se veramente si vuole perseguire l'obiettivo del recupero, riqualificare e riconvertire le aree degradate, gli edifici produttivi dismessi, basterebbe utilizzare le leggi che già esistono, hanno detto le associazioni di categoria, con una nota inviata anche a tutti i componenti della commissione e i presidenti delle quattro confederazioni della piccola e media impresa ribadiscono che con questi tentativi di introdurre nuove ed insidiose normative c'è appunto il rischio di far fallire tante piccole aziende del commercio al dettaglio. Questo dunque il messaggio delle associazioni di categoria. Andiamo a Chieti sulla situazione del centro di formazione del CIAPI. L'amministrazione comunale è pronta ad affiancare i lavoratori contro la delibera di scioglimento adottata
dalla regione il 15 luglio del 2019. La delibera 420 del 15 luglio 2019 della Giunta regionale, nella quale si dà il parere favorevole allo scioglimento del CIAPI, è stata assunta in mancanza di presupposti necessari e sulla base di valutazioni in veritiere, alcune delle quali platealmente e documentalmente errate. In particolare non è vero che è stato rispettato l'articolo 24 dello Statuto CIAPI, che prevede sulla base di accertate situazioni gravi e reparabili lo scioglimento dell'associazione CIAPI dopo aver esperito ogni tentativo di risanamento. È un atto di accusa grave quello del direttore del centro professionale di Chieti, Paolo Cacciagrano, che questa mattina, affiancato dal sindaco Diego Ferrara, ha parlato della grave situazione che vivono i lavoratori. Vicino ai problemi del CIAPI, vicino ai loro dipendenti e l'amministrazione Ferrara ed io in particolare sono sempre vicino a tutti i lavoratori in sofferenza, ovunque essi prestino la loro opera e ovunque lavorino. Per quanto riguarda il CIAPI, è un ente di formazione storica, sono 52 anni che opera sul nostro territorio e ha dato braccia e menti capaci a tantissime industrie del nostro territorio, quindi creando lavoro, creando economia, creando ricchezza, ed è ingiusto che questi lavoratori, che potrei definire eroici per il loro comportamento e dedizione al lavoro in quanto vengono a prestare il loro servizio anche in difficoltà economiche, vengano lasciate da soli e soprattutto sotto silenzio. È una battaglia che dura da qualche anno, ma noi chiediamo soltanto, niente, noi non andiamo col cappello in mano alla regione Abruzzo, noi chiediamo il rispetto delle leggi e dei regolamenti che non sono stati assolutamente rispettati, anzi sono stati addirittura stravolti da questo punto di vista. E noi chiediamo innanzitutto la revoca della delibera di scioglimento del CIAPI, che è parte da presupposti completamente errati, completamente sbagliati, e quindi di rivedere la valutazione di questo ente nell'ambito di una logica anche regionale e nazionale. La formazione è un punto cardine delle attività, il recovery, l'ultimo programma europeo, uno dei punti importanti, la formazione professionale, e invece l'unico ente pubblico dell'Abruzzo, il CIAPI, praticamente viene totalmente cancellato. Quindi chiediamo di rivedere anche le politiche, la politica della formazione della regione Abruzzo, e naturalmente questo ente che ha un patrimonio, questo ente che ha una grande professionalità, questo ente che ha formato 40.000 ragazzi fino ad oggi, che poi sono diventati lavoratori della Sevel, della Fabmeccanica, questo ente che ha fatto formazione in tutta Italia, che ha fatto formazione all'estero, questo ente che è un brand, un know-how importantissimo e riconosciuto a livello nazionale, non può essere cancellato solo perché la regione non si legge bene le carte. Per regione parlo sia dalla parte, sia dalla parte politica, ma anche dalla parte dirigenziale, perché le responsabilità sono di entrambi. Quindi di ristudiare tutta la problematica del CIAPI in un'ottica di rilancio della formazione professionale d'Abruzzo. Ora lo sport: il primo arrivo del mercato invernale del Pescara e il ritorno di José Machin in biancazzurro. Il centrocampista riabbraccia il Delfino dopo un anno solare e torna in Abruzzo con la formula del prestito secco. Davanti invece c'è ancora da attendere per il puntero con Ceravolo, che sembra essere l'indiziato principale a rinforzare la prima linea a disposizione di Breda. Vediamo il servizio. Il ritorno di José Machin a Pescara è cosa fatta. Il primo rinforzo del mercato di gennaio del Delfino è di fatto un déjà vu, perché l'intesa raggiunta nelle ultime ore riporta il centrocampista in riva all'Adriatico in prestito secco fino alla fine della stagione, per dare nuovo slancio alla formazione biancazzurra nella rincorsa alla salvezza, che ricomincerà domenica pomeriggio nell'impegno interno contro la Cremonese. L'ufficialità del ritorno di Machin è attesa tra domani e dopodomani al massimo, e la società del presidente Daniele Sebastiani ha avuto la meglio, battendo la concorrenza del Pordenone e di una squadra spagnola. Decisiva la volontà del giocatore, che in Brianza, dopo un avvio incoraggiante, piano piano ha perso posizioni nelle gerarchie di Cristian Brocchi, giocando sempre più a singhiozzo fino alle ultime tre non convocazioni, che sono state un segnale inequivocabile del fatto che il Monza non contava più sul 24enne, che a distanza di un anno solare torna esattamente dove aveva iniziato l'annata 2019-2020. Evidentemente il guineiano deve avere un feeling particolare con la finestra invernale di mercato, perché tendenzialmente lì
Lì che spesso cambia scenario e formazione. È stato così nel 2018 quando il Delfino lo prelevò dalla Roma, è stato così 12 mesi dopo quando dal biancazzurro abbracciò il Parma in prestito con obbligo di riscatto. Il resto è storia recente e adesso può tornare in Abruzzo per dare nuova sostanza ad un reparto mediano che conta anche sulla sua fantasia abbinata ad una buona vena realizzativa. Non ci sarà però il diritto di riscatto, ma Cigno torna a Pescara e ci rimarrà fino al termine della stagione per poi tornare nella società lombarda con la quale ha sottoscritto un contratto fino al giugno del 2024. Al netto dei problemi in difesa che costringeranno in ogni caso Breda ad inventarsi qualcosa, come ad esempio Valdifiori arretrato di qualche metro, ora il reparto da tenere sotto osservazione dal punto di vista del mercato è quello avanzato, con Fabio Ceravolo che sembra il nome più caldo ma con ogni probabilità, è un discorso questo che sarà ripreso soltanto dopo il match di domenica. Irrealistico infatti che la Cremonese possa liberarsi di una pedina come il centravanti a poche ore da uno scontro diretto proprio al cospetto dell'avversario che andrebbe a rinforzare dando il via libera alla partenza di Ceravolo. Calano invece le quotazioni di Sebastiano Esposito. Pasquale Marino ha ammesso che il ragazzo dovrebbe tornare presto all'Inter, ma il Venezia avrebbe fatto lo scatto decisivo nella corsa al giovane attaccante che, nonostante la trattativa sembrasse già a buon punto, non dovrebbe però vestirsi di biancoazzurro. A proposito di mercato, sembra i titoli di coda l'esperienza di Cristian Bunino al Teramo. L'attaccante in prestito dal Pescara dovrebbe essere girato al Monopoli con la stessa formula. Intanto Matteo Piacentini rinnova il contratto con il Diavolo fino al 2022. Ancora Jacopo Forcella. Sembra durata solo qualche mese l'esperienza di Cristian Bunino al Teramo. Il centravanti che il Diavolo aveva prelevato in prestito dal Pescara ora torna in biancoazzurro, ma per essere immediatamente girato al Monopoli, sempre nel girone C di Serie C. D'altronde il rendimento di Bunino, arrivato con grandi aspettative alla corte di Massimo Paci, non ha soddisfatto e l'attacco rimane il vulnus di una squadra che ha fatto vedere ottime cose dalla mediana in giù, ma che davanti finora ha visto andare a segno soltanto Pinzauti con Potenza e Foggia. Schierato soltanto tre volte dal primo minuto anche per il centravanti ex Juventus Under 23, la gara con la Ternana è stato il punto di svolta, non in positivo, per la sua stagione in biancorosso. In quella circostanza la chance dal primo minuto non fu sfruttata evidentemente a dovere o non come ci si aspettava. L'inizio aveva visto Bunino dover attendere per cercare la migliore condizione e nell'attesa Paci aveva dovuto fare di necessità virtù, così come per Gerbi, che essendo però un classe 2000 in un'ottica di minutaggio può continuare a rimanere in organico. Per Bunino invece classe 1996 si spalancano le porte del Monopoli, il ragazzo ha già salutato i compagni e nelle prossime ore arriverà l'ufficialità dell'approdo in biancoverde per la seconda parte dell'anno. D'altronde la squadra di Giuseppe Scienza è in difficoltà in classifica, 16 punti a braccetto col Potenza, non molto distante dalla zona caldissima della graduatoria. Biancoverdi peraltro in profonda trasformazione che hanno appena salutato Guido Marilungo che approda la Carrarese insieme all'ex biancorosso Infantino e avevano necessità di rimpolpare la prima linea. Così come gli addì di un ex Teramo come Sales, passato al Catania, e del regista Giorno, che si è accasato all'Alessandria, fanno capire come i gabbiani abbiano intenzione di rivoluzionare un organico che finora non ha soddisfatto le aspettative. Per il Diavolo invece allo stato attuale si aprirebbe uno slot per l'arrivo di un centravanti, ma l'identikit, a meno di cessione a stretto giro, sarà comunque quella consueta. Attaccante giovane e di prospettiva, che possa portare anche minutaggio da parte della Lega. Tornato titolare contro l'Avellino, il giovane centrocampista del Teramo Federico Viero analizza il suo match contro gli Irpini e l'avvio di stagione non semplice. Sentiamo. Fisicamente sto molto bene, da inizio anno forse è il momento dove sto meglio. Sì, sicuramente è un mio limite perché ho avuto troppa foga nel voler magari... nel voler dimostrare, nel voler attaccare questa partita in modo aggressivo, forse ho esagerato, però sono consapevole che ad oggi è il mio limite più grande e la cosa su cui devo lavorare di più per migliorare. Il mister ha sicuramente ragione e purtroppo mi sono, diciamo, rovinato questa partita perché secondo me stavo facendo una buona partita e il mister è stato costretto poi a sostituirmi. Guarda, secondo me non fa differenza, io mi trovo molto bene con entrambi questi giocatori perché sono giocatori fortissimi e quindi con Arrigoni per il palleggio, con Santoro ha una gamba che aiuta chiunque giochi vicino a lui. Quindi sono giocatori appunto fortissimi, mi trovo bene con loro, e che sia davanti o che sia in mediana non mi cambia niente.
Ti dico la verità, non ho mai approfondito questa cosa, perché ho sempre dato più importanza a pensare a quello che stavo facendo e dove mi trovavo in quel momento. So con certezza che, diciamo, che era vicino questa trattativa, molto vicina, però comunque so anche che sarei dovuto rimanere qui in prestito, quindi diciamo che non mi sono mai sentito lontano da Teramo, ecco. È stato un inizio per me molto difficile, anche prima dell'infortunio, però penso di avere parte delle colpe, perché comunque da quando inizio anno ho visto che non rientravo, diciamo, inizialmente nei primi 11, non ho reagito nel migliore dei modi. Poi ho capito quello che mister voleva, quello che mi chiedeva, anche parlando con lui, e da lì penso di aver fatto comunque un miglioramento quotidiano negli allenamenti e di aver sempre dato tutto quello che avevo. Questo miglioramento mi ha portato ad oggi comunque a ottenere più spazio rispetto a quello che avevo prima, e questo mi sta dando molta soddisfazione. A me centrocampo 2 mi piace, che sia 2 o 3 appunto, a me non cambia. Sicuramente c'è da fare più sacrificio, ma comunque è un ruolo che mi entusiasma, perché hai più campo e hai più spazio a disposizione per poter esprimere il tuo gioco, ecco. E dall'anno scorso la cosa in cui sono cambiato di più è la costanza, secondo me. E era un mio grande limite che non sono riuscito l'anno scorso a migliorare. Invece quest'anno, giorno per giorno, riesco a tirar fuori il meglio di me e arrivo al campo disposto proprio al miglioramento, cosa che l'anno scorso invece, diciamo, che lasciamo un po' a desiderare. Il TG6 termina qui, io vi ringrazio per averci seguito, il prossimo appuntamento è alle ore 19, on demand ci sono i nostri servizi su YouTube, sul sito tv6.it e sui nostri social. Da parte mia l'augurio di una buona giornata.